La Nuova Andria sta provando a prepararsi nel migliore dei modi, stiamo provando a mettere su un organico di tutto rispetto per la categoria, qual è la prima categoria, e proviamo a fare qualcosa di importante quest'anno, nonostante la squadra sia rimasta pressoché invariata, ma lì dove siamo intervenuti lì dove avevamo necessità, lì dove avevamo lacune lo scorso anno. Si ispira quanto più lontano possibile. Siamo limiti alla provvidenza, proviamo sicuramente a fare molto ma molto meglio di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno, e quindi è quello che ci auguriamo sin dal principio. La Nuova Andria riesce comunque, avendo una storia che ha cominciato a fare seria, riesce ad attrarre nuove visualizzazioni per te. Questa è anche un'altra cosa che noi ci auspichiamo, perché comunque della Nuova Andria, grazie a Dio, e anzi grazie anche a voi soprattutto, se ne parla sempre di più. Per cui se ne parla è perché qualcosa di buono la stiamo facendo, sia con la prima squadra che anche con tutto il nostro settore giovanile, che comprende le categorie giovanissimi, allievi e juniores. Per cui quest'anno ci siamo riorganizzati l'aspetto societario che anche l'aspetto tecnico, e quindi proviamo. Considero sponsor, ma li considero degli amici che vogliono investire e credono nel progetto Nuova Andria, per cui proviamo ad avvicinarli ulteriormente, ed è quello che stiamo provando a fare in questi giorni, che è proprio il momento della programmazione, il momento della organizzazione anche economica della società. Il rinnovamento è avvenuto soprattutto proprio per l'organizzazione. Sì, anche perché un nome su tutti, il dottor Marco Di Vincenzo, che praticamente si è aggregato a noi dall'esperienza importante che ha fatto con il professionismo dell'Andria Bat, per cui partendo da lui e a scendere fino ai reparti più piccolini, non meno importanti, meno evidenti, diciamo così, proprio per evitare di dare importanza ad altri e meno ad alcuni, e stiamo provando ad organizzarci, per cui con l'aiuto del dottor Marco Di Vincenzo, in qualità di direttore generale, stiamo organizzando un po' tutto quello che è l'assetto societario, e quindi che Dio ce la mandi buona, insomma.